momento avrei voluto aspettare anche qualche minuto in più, ma questa sera c'è un doppio concerto. Ieri sera c'è stata l'inaugurazione qui con il padrento da celebrare tra le Prokofiev, perché c'è stato un fiume di pubblico. Questa manifestazione Musica 3/4 ormai, come io ogni anno rinnovo, ormai esiste da 22 anni. Che esiste, resiste, perché è una sopravvivenza della nostra. È quello che mi dà la carica, parlo come direttore artistico, non solo come pianista, ma anche come pianista, quello che mi dà la carica è la consapevolezza che è la fermezza del principio della cultura dell'arte come salvezza della persona, soprattutto nel momento di oggi in cui si ha una povertà totale di valori, sappiamo, e un isolamento. Sappiamo benissimo che con i social network che è diventata una malattia, che penso che sia la peggiore malattia, peggio del cancro, in cui la gente addirittura non esce più di casa. Cioè io vedo i miei accenti, i miei allievi mi raccontano, ed è una cosa veramente deleteria, che non escono molti amici, compagni di scuola, eccetera, perché devono chattare, si devono sentire con gli amici, ma è veramente demenziale, perché è soltanto uno schermo, cioè tutto è solo un'illusione. Ma vivere le illusioni, le illusioni sono dopo la vita, quindi cioè, magari ci sarà qualche altra cosa. Ci possiamo illudere che ci sia qualche altra cosa. In questa vita che c'è, siamo in carne ed ossa, l'arte e la musica ci rende vivi. E continuo a resistere, nonostante non il taglio, ma l'azzeramento, proprio l'azzeramento totale dei fondi della cultura, addirittura le leggi della regione non esistono neanche più. Continuo perché sono amica di persone speciali, squisite, come Patrizia Salinieri, come Elisabetta Fusco, maestri naturalmente, ma adesso togliamo queste etichette perché lo dovrei dire mille volte, maestri come Mirko Bussi, come il chitarrista, e così come il balletto di come tutti quanti, che uniti insistiamo. Io posso fare da parte, nel senso che vado a bussare 100 volte le porte del comune per avere la struttura, e poi ce la si ha, e poi l'invio di notificazione e tutta questa logistica qua. Poi c'è la sopravvivenza con queste 2 euro che mi hanno detto, ma prima era gratis. 2 euro è ancora gratis, quindi praticamente un minimo di sopravvivenza ci deve stare. Continuiamo a mantenere viva questa manifestazione perché è un appuntamento ormai annuale, ma anche quando ci sono meno persone come stasera, sappiate che c'è Giancarlo Ranieri, che io veramente non ho nel cuore, tutti quanti la trovano nel cuore, perché è una persona di un livello veramente altissimo di animo, perché ama l'arte, la cultura, in cui grazie a questa macchina, posso dire anche un po' diabolica, perché qualsiasi cosa che si dice viene ripreso, lui manda su YouTube i vostri concerti e spettacoli, quindi verranno visti in modo esponenziale negli anni tutti i vostri concerti, in tutto il mondo naturalmente. Quindi YouTube penso che sia veramente una cosa molto positiva per questo e per persone importanti e di valore come Giancarlo, che fa questo lavoro in modo veramente notevole. Allora, questa sera abbiamo questo doppio appuntamento, c'è una prima parte, ci sono 2 solisti che io chiamo il maestro Mirko Bussi, il maestro Fabio Sentini, presentare il loro ultimo disco, e quindi su YouTube dopo faremo vedere
bene la copertina, anche una carioca. So che per fare un CD c'è un grande lavoro dietro, non solo musicale ma anche di prova, arrangiamenti, eccetera, eccetera. In più loro appartengono a un piccolo centro abruzzese, perché in Abruzzo si fanno tante belle cose, anche se molte cose sono sparite, tipo il premio Camilia, lo sai, a Sulmona c'è il premio internazionale della lirica, sparito, sempre per il discorso di prima. Lui di Pretoro, che è un paesino più in Cinichieti, e a Pretoro c'è una vitalità, un grande fermento culturale, perché ci sono persone come lui, come te, che tengono dei corsi anche di didattica musicale, di perfezionamento musicale e di orchestrazione anche con il maestro Leontino Iezzi, che verrà qui il 10 di agosto. E so che vengono parecchie persone, soprattutto da fuori, a tenere questi corsi. E loro da Pretoro apposta sono qui qua oggi e poi devono ripartire. Ascolterete un concerto eccezionale. Poi la seconda parte, in ordine cronologico, perché sono seconda, c'è il coro Armonia Mundi, che già è il respiro Armonia Mundi, l'armonia del mondo. La musica è nata nel mondo. I 12 pianeti, le 12 note, eccetera, eccetera, con il coro polifonico ormai straconosciuto e straospitato, ma continuerà per sempre con la direzione della maestra Elisabetta Fusco, la solista Patrizia Salinieri e tutti i bravissimi coristi. Io ho una punta di invidia, cioè non sono una persona invidiosa perché è brutto. Però ho saputo che lui vive a Como, cioè il lago di Como, no, sì, io abito vicino al fiume Saline, cioè, non ti dico, profumo di quello è proprio un turismo che non ti posso dire, insomma, quindi il lago di Como, qualche fotina dovrebbe mandare per vedere, così giusto per un'illusione, ecco. Quindi vieni da una città bellissima, com'è bellissima la tua musica, la vostra musica. Io vi auguro un buon ascolto, mi raccomando di spegnere i telefonini e ringraziamo ancora YouTube nella persona di Giancarlo Ranieri, basta mettere poi Musicarte, la data di oggi e l'anno che vi ascolteremo il concerto. Grazie, buon ascolto di questa prima parte con Anna Capriola, maestro di Fusco e maestro Fabio Sanzini. Grazie.
ma sullo scioro, una musica popolare del loro. E affrontano vari artisti da Piscindigna, Villalobos, fine 1800, fino ai giorni nostri attuali, dai compositori attuali. Il primo brano era Ternura di Cascindigna, un grande artista brasiliano, ed era appunto un brano lento, tenero, ternura appunto significa tenerezza. Il prossimo invece è Pesci Molec, è un samba show. Thank you.
questo brano è Shege, è un hashish, una danza tipica di Rio de Janeiro. Il compositore è Piscindinha, il massimo esponente di questo genere musicale. Ha composto oltre 1500 sciopero. In suo aiuto ci fu Benedetto La Serda, altro compositore, erano anche amici, proprio oltre che di musica, colleghi di musica. Thank you.
come protagonista, ma come avete visto delle parti da sole fondamentali e di rilevata importanza. Adesso il prossimo brano, sempre in Piscinina, si intitola 1-0. E diciamo lui lo dedicò alla vittoria del Brasile contro l'Uruguay in una partita di calcio, in quanto il Brasile perdeva sempre. Nell'unica partita che vinse dedicò questo motivo alla sua nazione. E noi abbiamo il nostro arrangiamento. Thank you.
musica, così suoniamo a casa nostra. Thank you.
salutiamo. Una cosa sola, chiedo scusa. Allora, prima di ascoltare quest'ultimo brano, questa sera, allora, devo sponsorizzare, diciamo, senso, il vostro disco. Allora, per una volta si può anche non comprare le rustelle, la porchetta, qualcosa, cioè evitiamo qualcosa al supermercato, no? Che fa male, fa il colesterolo, il glicemia, eccetera, eccetera. No, la musica poi rimane, quindi acquistare un CD, acquistare un libro è sempre un investimento personale che rimane per sempre. Quindi poi con questa musica così bella, sublime, c'è un lavoraccio dietro, pazzesco comunque, veramente bravi, bravi, bravi. E anche a voi vi invito, magari facciamo due serate separate, quindi insisterò per avere qualche data in più perché sono veramente bravi, 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 Mirko Bussi. Eccolo qui, sappiate che i musicisti quando incidono i loro dischi lo si fa per un investimento personale, non certo per guadagnarci, perché io so benissimo che già il tavolino della SIAE sono cioè metà va alla SIAE, una metà va alla tipografia e la casa di chi regge, sì, alla fine rimane meno. Sì, più o meno sì, io pure quando faccio i dischi, poi è la zia, è la nonna, è il vicino di casa, è l'allievo, alla fine, però sapere che il proprio disco viene ascoltato nella casa di una persona, viene ascoltato in un negozio, viene ascoltato, viene trasmesso in una radio, pure trasmesso su YouTube, questo gratifica più di chissà quanti soldi, quindi veramente è un investimento personale molto forte, sia per l'esecutore e sia per il fruitore, quindi per il pubblico. Allora, vi salutano con l'ultimo brano. O Marcos Deus Ordos, di Marne Trocchi. Io non sono inglese, di tutto spagnolo, però è portoghese. La musica veramente, che tu mi sa preferire da ballare, perché sono caldo, perché l'avrei fatto. Bravissimi. E poi non vi fermate perché c'è è cambiata la temperatura, no? Io invece di risvegliare mi sono intontita ancora di più, no, perché il balletto ieri sera sono state fino alle 2, non ti dico. Non ve ne andate, rimanete tutti quanti perché ascolteremo il coro Armonia Mundi con Elisabetta Fusco e la voce di Patrizia Salimieri, così come tutti i coristi. Grazie mille, grazie. Thank you.
Bravi. Secondo me.